Carate come stile di vita, il sangue siciliano che scorre nelle vene, la grinta, la voglia di farcele, tante rinunce per raggiungere l'obiettivo finché il sogno finalmente diventa realtà. 29 anni, un'energia e un'umiltà che ti conquistano, un sorriso che ti fa capire come lo sport per lui sia passione allo stato puro. Incontriamo il protagonista della puntata di oggi al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito Italiano. Insieme a lui saliremo sul tatami alla scoperta di segreti e curiosità sull'affascinante arte marziale dalle radici antiche. Nome Nello, cognome Maestri, nato a Palermo il 2 aprile 1986. Sport karate, specialità kumite, segni particolari, campione europeo in carica. Per questa nuova puntata di Vite da Campioni siamo al Centro Sportivo dell'Esercito per parlare di karate. Stavolta lo facciamo con un fresco campione, appena ottenuto un importante riconoscimento. Nello Maestri, innanzitutto ben trovato. Ciao Elisabetta. Di ritorno proprio da una vittoria freschissima, allora partiamo proprio da questa. Allora, io nell'ultimo mese e mezzo ho vinto due gare. Ho vinto il 21 marzo, ho vinto i campionati europei a Istanbul nella categoria 84 kg di karate. Io faccio kumite, la specialità kumite, perché il karate si divide in due specialità, kata e kumite. Ed è stata un'emozione stupenda. Dopo tanti anni comunque che ci ho provato, già io avevo vinto il campionato europeo juniores nel 2007, però comunque da ragazzino la prima esperienza è sempre un po' l'incoscienza, non si capisce bene la vera emozione. E adesso rivincerla a 29 anni me la sono gustata tutta. Poi l'ho vinta in ambito senior, quindi da atleta maturo, quindi sono proprio felicissimo. Raccontiamo un po' la tua storia. Tu parti da Palermo, dal sud, dove è sempre difficile emergere e arrivare ad alti livelli, quindi quando ci si arriva si è sempre un po' più orgogliosi degli altri. Assolutamente sì. I tuoi inizi come sono stati? Allora, io mi sono approcciato un po' per divertimento, un po' per curiosità, mi sono approcciato al karate. Quindi ho iniziato, come tutti i bambini, a vedere film di arti marziali. Il mio idolo era Van Damme e quindi ho sempre chiesto a mio papà di portarmi a fare karate. E ho cominciato ad allenare e a muovere i primi passi da karateka alla Yamarashi di Palermo, che è la palestra del maestro Calandrino, il maestro Riccardo Calandrino, che è sempre stato il mio unico maestro. E niente, poi con le prime vittorie, le prime medaglie sono stato osservato dai gruppi sportivi militari e sono entrato nel gruppo sportivo dell'esercito nel 2006 a 19 anni. Ed è stata, penso, il coronamento di una carriera, nel senso che si smette di farlo da amatori e si inizia a farlo da professionisti, anche se la passione c'è anche da amatori, assolutamente. Che cos'è che ti ha spinto a quell'età a scegliere proprio questa disciplina, quando di solito tutti i ragazzini, insomma, magari sono appassionati di calcio e pensano a una futura carriera da calciatore? Questa è una bella domanda e io infatti non ho scelto solo il karate. Io ho giocato a calcio fino al 2005, quindi fino a 18 anni ho fatto contemporaneamente tutti e due gli sport. E tra l'altro giocavo pure sempre serie minori, però comunque giocavo discretamente bene anche a calcio. E ho sempre fatto entrambe le cose, quindi tutta la settimana cercavo di conciliare bene sia il karate che il calcio che la scuola. Quindi io ho fatto anche il liceo scientifico, da ragazzino non è semplice riuscire a fare entrambe le cose. Ho sempre provato a farle al meglio, mi sono divertito facendoli entrambi e poi quando ho avuto comunque la chiamata del gruppo sportivo ho deciso di dedicarmi anima e corpo a questo sport. Visto che li conosci bene, quali sono le differenze tra questi due sport? Uno conosciuto praticamente da tutti e un altro invece più di nicchia. Assolutamente sì. Diciamo che la differenza principale è che il calcio innanzitutto è uno sport di squadra. Quindi le emozioni che provi durante una partita, durante gli allenamenti, le condividi con gli altri. Invece il karate comunque è uno sport individuale. Quindi tutto quello che raggiungi e che sudi è tutto tuo. Quindi è uno sport completamente diverso. Gli sport individuali, io sono un amante degli sport individuali perché sia nella vittoria che nella sconfitta la responsabilità è solamente tua. Anche se magari tu fai una bella partita e giochi bene a calcio, la squadra può perdere ugualmente.
Invece negli sport individuali, se riesci a dare il massimo, è tutto merito tuo. Non devi dipendere da nessuno. Quanto ti limita il fatto di non poter sognare le Olimpiadi, visto che il karate ancora non è disciplina olimpica? Sembra strano, però è proprio così. Assolutamente sì, purtroppo è l'unica competizione, l'unica manifestazione che ci manca, che è la più importante. Purtroppo è una gara ogni 4 anni, però la risonanza mediatica che hanno le Olimpiadi è indescrivibile. Certo, è un sogno che ho sempre avuto da bambino, però ancora non lo mollo. Nel senso che c'è speranza che adesso il karate entri a far parte delle Olimpiadi nel 2020 a Tokyo. Essendo uno sport giapponese, l'Olimpiada a Tokyo, si spera che riescano a inserirlo nei Giochi Olimpici. Baku, in questo senso, che è una prossima competizione, sostituisce un po' quello che è il sogno olimpico, anche se è una competizione diversa, e ci andrai insieme ad altri atleti dell'esercito. Sei tra i selezionati di questa squadra. Sì, diciamo che le Olimpiadi Europee di Baku è la prima edizione delle Olimpiadi Continentali, che si faranno appunto in Azerbaijan a giugno, dal 12 al 28. Il karate parteciperà nei primi 2-3 giorni, quindi dal 12 al 14, ed è una bella emozione. Poi da noi nel karate diciamo che non è stato semplice qualificarsi, perché noi abbiamo avuto una qualificazione olimpica, quindi non tutti quelli che facevano karate hanno avuto la possibilità di farne parte. Noi siamo solamente in 3 del comitè che faremo parte dei Giochi Olimpici di Baku come nazionale italiana. E io sono riuscito a qualificarmi. Noi in pratica solamente i primi 8 del ranking europeo riuscivano a qualificarsi. Io da primo del ranking, da vincitore del titolo europeo, farò parte di questa spedizione azzurra. La concorrenza in Italia, in Europa e nel mondo com'è? È agguerrita? La concorrenza è agguerritissima. Ci sono nazioni emergenti che stanno puntando tanto sul karate, come la stessa Azerbaijan. E ha pubblicizzato tantissimo questo evento, e loro sono tra i più agguerriti. Tutte le nazioni dell'Est Europa sono molto, molto preparati e hanno molta grinta e voglia di emergere. E io tra l'altro ho fatto la finale europea con 1-0, quindi adesso sarà lì ad aspettarmi. Un bottino di 4 ori, 6 argenti e 3 bronzi ai campionati italiani. In Europa il risultato più importante lo ottiene proprio nel 2015 a Istanbul, dove sale sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato nel 2014 il 5° posto e nel 2008 e nel 2011 la medaglia di bronzo. 3 volte sul 3° gradino del podio invece ai Giochi del Mediterraneo. Nel mirino la prossima edizione dei Giochi europei, una grande vetrina in vista di un possibile ingresso nel programma olimpico per Tokyo 2020. L'arte marziale del karate assegnerà a Baku 12 titoli individuali, 10 nel comité e 2 nel kata, equamente divisi tra maschili e femminili. Combatteranno i karateka sotto l'egida dei 5 cerchi. La qualificazione è molto ristretta, riservata ai migliori 6 degli ultimi campionati europei, con l'aggiunta degli atleti locali e delle wild card, assicurerà un torneo di altissimo livello tra i migliori atleti del continente. Al di là della tecnica, che magari sarà uguale per tutto, ci saranno delle tecniche base, lo stile, quanta libertà c'è nel mettere il proprio stile? Ma diciamo che il combattimento, a differenza dal kata, che quindi sono delle tecniche stereotipate, quindi devi fare quelle, anche se poi puoi mettere del tuo, nel senso che l'espressione, l'espressività nell'eseguire un kata c'ha del personale. Il kumite è totalmente diverso, nel senso che essendo uno sport situazionale, in qualsiasi momento devi tirare fuori del tuo, quindi devi cercare di sorprendere l'avversario in qualche maniera. E in questo caso l'imprevedibilità ce l'è dentro. È questo che fa la differenza sostanzialmente. Come si sceglie l'uno o l'altro, kata o kumite? Ma da ragazzini si comincia con le basi, quindi con le basi del kata, con le basi del kyon, che sono delle tecniche appunto, come ti dicevo prima, già prestabilite,
che danno la base per poi poter scegliere l'uno o l'altro. Io, essendo comunque sempre in movimento, sempre energico, non riuscivo a stare molto fermo, quindi non, nel kata c'è un movimento, un allenamento quasi esasperato nella ripetizione delle tecniche. Invece nel kumite c'è un po' più di libertà, quindi io sono sostanzialmente una persona libera e quindi mi piace esprimere quello che sento. Come sei sul tatami? Sul tatami sono energico. La parola d'ordine è quella. Non sono uno che bada molto ai tatticismi, do il massimo e paga. Hai mai paura di perdere un combattimento? Ti dico la verità, la paura di perdere no, non l'ho mai avuta, nel senso che quando hai la coscienza pulita e sai di avere fatto un buon lavoro dietro, quindi sai di esserti allenato per tanto tempo, avere dedicato anima e corpo a questo sport come faccio io, perché io mi ritengo un professionista, nel senso che a questo sport do tutto. Sacrifico tanto anche la mia vita e faccio delle rinunce per arrivare a dei traguardi importanti, quindi quando sei di avere dato tutto e ti sei allenato al massimo, non hai rimpianti, anche se perdi dando il massimo non ci sono problemi. Fino a quanti anni si può continuare? Allora, in Italia si può gareggiare a livello agonistico fino a 35 anni, però sai che c'è, il karate ce l'è dentro, il karate si fa tutta la vita, non è uno stile di vita, non è, però da atleta ovviamente sì, fino a 35, 36, 37 anni all'estero, quello è il, ma anche perché essendo uno sport di contatto è uno sport logorante, quindi è difficile essere molto longevi nel tempo. Provi a spiegarci perché è uno stile di vita. Il karate è uno stile di vita perché è un modo di vivere, perché da ragazzino ti insegnano, il karate ti insegna, ti forgia dentro, e ti insegna il rispetto per le regole, il rispetto per, da quando si sale nel tatami, quindi facendo il saluto, il saluto al sensei, il saluto al dojo, il saluto ai compagni, il saluto all'avversario, sia quando si vince che quando si perde. È un modo di vivere perché ti aiuta a gestire te stesso, quindi ti aiuta a controllare, ti evita la violenza gratuita, quindi a comportarti bene nel momento giusto. E ti è mai capitato nella vita appunto di dover mettere in pratica quello che avevi acquisito nel karate? Non mi è mai capitato perché una delle cose che impari è la prevenzione, quindi quando... Cioè eviti le situazioni. Sì, quando capisci che c'è una situazione di pericolo, una situazione di rischio, vai via. Invece di stare lì quindi eviti in partenza. Proviamo a mettere in pratica un po' quello che ci hai detto e ho avuto in passato altri maestri, tra l'altro tu ne conosci qualcuno, Stefano. Sì. Maniscalco, mi hai detto siete cresciuti, sì, insieme. Io, con Stefano Maniscalco siamo cresciuti nella stessa palestra di Palermo, lui è qualche anno più grande di me, io ho avuto la fortuna di avere lui nella mia palestra, che prima di me ha avuto dei grandi risultati a livello internazionale, lui fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, è diventato professionista e periodicamente scendeva a Palermo ad allenarsi con noi e io ho sempre cercato di rubargli tutto, pure il respiro, cercavo di capire cosa faceva, come si muoveva, cercavo di emularlo mettendoci del mio ovviamente, però l'ho sempre avuto come un modello di karateka perfetto. Dobbiamo fare bella figura. Dobbiamo allora fare bella figura per forza. Ok, a dopo. A dopo. Elisabetta, il primo principio del Dojokan di Furukoshi, che è stato il fondatore di uno stile di karate, che è lo Shotokan, dice che il karate inizia e finisce col saluto.
Quindi adesso iniziamo, noi inizieremo facendo il saluto. Ci metteremo in una posizione di Rizurei, lo facciamo in Rizurei, quindi in piedi, Musubidachi, quindi con i piedi messi così. Ok. Perfetto, in questo caso faremo finta che ci sia il sensei. Quindi faremo il saluto al mio comando, quindi l'atleta più anziano dai comandi. Si accompagna con la parola os, che in giapponese significa onorato di imparare con voi. Sensei, rei, os. Otagani, rei, os. Perfetto. Adesso possiamo iniziare. Ci mettiamo in una posizione di guardia. Scegli la tua. Tu metti destra, metto destra pure io. Nel karate ci sono tre tipi di distanze diverse. Quindi c'è la lunga distanza, in cui generalmente, questa è una lunga distanza, quindi in cui generalmente se io tiro un pugno non ti prenderei mai in questo momento perché sono troppo lontano. Quindi in questo caso si userebbero delle tecniche di gamba. Quindi questo qua per esempio. Poi c'è la media distanza, in cui si usano delle tecniche di pugno, come il pugno qua o il pugno al viso. E poi c'è il clinch, la corta distanza. Okay. Adesso inizieremo con la lunga distanza. Quindi proveremo a iniziare con un mawashigeri, che è un calcio circolare. Il calcio circolare inizia così. Mettendoci in guardia andremo a caricare il ginocchio. Quindi è un movimento semplicissimo di caricamento del ginocchio. Te lo faccio vedere di qua. Quindi caricando il ginocchio, ruotiamo il piede d'appoggio e distendiamo, semplice. Caricamento, ruotiamo, mawashigeri. Carichi il ginocchio, ruoti il piede leggermente e colpisci alla schiena. Devi cercare di allungare l'anca. Perfetto, perfetto questo. Quindi questo qua, caricamento. Quindi mi conviene mettermi in guardia a sinistra. Shoulder, la cosa fondamentale è la fluidità nel karate, di essere shoulder. Se sei contratta, cerchi di alzare e ti rigirisci, viene tutto male. Quindi vediamo sciolta. Facendolo veloce, tipo... Sciolta, non ci sono problemi, prova. Molto meglio, visto? Sciolto, vai. Uno. Bene, perfetto. Ora iniziamo a molleggiare leggermente. Questo qua per essere reattivi sui piedi. Perché essendo piantati, se un avversario ti parte, non lo vedi arrivare. Invece se sei reattivo sui piedi, quindi inizi a molleggiare, sei sempre pronto, ok? Quindi leggermente. Chi attacca? Tu. puoi colpire leggermente, tanto succede. Ok, perfetto, Perfetto, sei diventata brava, però ora, siccome il karate è uno sport simmetrico, tutto quello che facciamo al destro lo facciamo al sinistro. Quindi ci proviamo. Proviamo. Sciolta, morbida. Devi cercare di ruotare di più l'anca. Tu consiglia, lo tiri un po' così contratto, invece di essere sciolto e devi allungare. Tocca. Meglio. Perfetto. Ora la stessa cosa lo facciamo però con i pugni. Ok. Quindi da una distanza un po' più vicina. In questo caso faremo il kizami. Il kizami è il pugno tirato col braccio davanti, col braccio avanzato, che è il braccio che serve per aprirsi la strada. È semplicissimo. Basta semplicemente allungare. Ok. Prova. Ok, il piede di dietro non girato così, se no non riesci a spingere. Quindi? Così. Così. Perfetto. Vai. Colpisci. Devo avanzare con il corpo anche. Contemporaneamente, sia il corpo, quindi il bacino. Non devi lasciare il bacino indietro. Quindi contemporaneamente spingiamo tutte cose. Perfetto. Prova. Ok. Vai. Ok. Perfetto. Adesso, essendoci aperto la strada con questo, sì, chiudiamo con questo qua. Quindi kizami, jaguzugi. Apriamo la strada col destro, chiudiamo col sinistro, girando bene le anche. La cosa fondamentale è questa. Non tirare i pugni così, perché sennò la distanza è sempre fuori distanza. Quindi entriamo bene aprendo le anche e chiudiamo le anche. Ok. Ok? Uno, due. Perfetto, cercando di stare bassi e non alzandoci. Riprovo. Molto meglio. Allora cerca di abbassarti un po'. Stando bassi, uh-huh, si spinge meglio. Alzando il baricentro si è più squilibrati e non si riesce a spingere tanto, perché non c'è risposta elastica sui piedi, quindi non si riesce a spingere bene. Invece stando bassi, con il piede ben piazzato,
1, 2. Perfetto, tutte e due al viso. Riprovo. Ok, bravissima. Adesso facciamo con l'altra guardia. Eri troppo brava, eri diventata. Giusto. Vai, prova. 1, 2, perfetto. Ora cerca di fare questo. Quando apri, devi chiudere. Ok. Tu invece tiri 1, 2. Ok, 2. Invece, dopo che apri, chiudi il busto ruotando bene. Guadagni tanti centimetri così. 2. Perfettissimo. Ok, adesso lo proviamo a fare leggermente in movimento, come prima. Quindi iniziando a fluttuare leggermente. 1, tu. 1. Perfetto, ora vado io. 1, 2. Tranquilla, no. Il controllo è perfetto. 1, 2. Sempre in movimento, non ti fermare. 1, 2. 2. Perfetto. Ok, adesso capita spesso che durante una... se io tiro una tecnica, non sempre va a bersaglio. Quindi magari tiro un pugno, tu schivi, andiamo a finire in clinch, quindi in corpo a corpo. Nel karate non si può trattenere il karagiri dell'avversario per tanto tempo. Ok. Quindi ci vuole una frazione di secondo per riuscire a buttare l'avversario a terra e chiuderlo, quindi riuscire a concluderlo bene. Adesso noi faremo il semplice osotogari, sì, che è una tecnica di judo, che anche nel karate si fa. Quindi da qui è il semplice sgambetto. Guarda, da qui io faccio questo. Vado qua, con il braccio destro. Mi lascio cadere? Sì, sì, tranquilla, l'accompagno io. Ti sbilancio e accompagno il movimento. Lascia la gamba. E accompagno il movimento qua a terra. Ok. Una volta che sei a terra, tenendoti sempre il braccio, ti concludo e ti chiudo. Ok. Ok? Questa è la proiezione del karate. Ok, la faccio rivedere piano. Allora. Da qui tengo il braccio sinistro, lo blocco. Col destro ti tengo qua, ti sbilancio e ti concludo. Di qui mi sbilanci, quindi mi squilibri. Qui. Perfetto. E spingi in avanti. Una volta sono a terra, mi chiudi. Perfetto. Questo è il movimento completo. Adesso lo rifare più fluido. Quindi andiamo a finire corpo a corpo. Ok. E mi devi colpire però. Ah, ti devo colpire. Vabbè, cercavo di evitare. Quindi. Okay. Perfetto, ci sei. E adesso, come ultima cosa, con l'altra guardia. Quindi ci giriamo. Quindi corpo a corpo, prima te lo faccio rivedere io col sinistro. Sì. Quindi entro dentro. Ecco, il movimento, io posso buttarti a terra anche solo con lo squilibrio, senza mettere la gamba. La gamba è l'ultima cosa. Lo squilibrio, gamba. E ti concludo. Quindi mi squilibri in questa maniera. Metti il piede, bravissima. Perfetto. Ottimo, direi. Direi che... Perfetto, direi che... Che è andata, è andata. Grazie mille. Grazie a te. In bocca al lupo per le tue prossime gare, per l'avventura a Baku, e speriamo che un domani ci siano le Olimpiadi e quindi tu possa magari partecipare e coronare questo sogno. Speriamo di arrivarci con l'età. Con voi l'appuntamento alla prossima settimana, sempre con Vite da Campioni. Ciao. Grazie Elisabetta. E spinge leggermente col piede indietro. Insieme ci sbattiamo.